nonostante l'incarico in regione, quindi a Firenze non si possono comunque perdere neppure le prove del Saracino. No, no, io torno tutte le sere, quindi spero di non perdere mai niente della mia città. Mi manca moltissimo Arezzo in questa attività a Firenze, mi manca il contatto con le persone. Comunque ancora tutti mi fermano, dico assessore c'è questo problema, c'è l'altro, quindi approfitto di tutto. Il Saracino è importante, è stata una pagina importante della mia attività amministrativa e quindi poi abito nel corso, sarebbe impossibile non ascoltare il rumore del burattino. Parlavamo prima con il presidente dell'istituzione Giostra dell'importanza che il Saracino assume anche oltre i confini di Arezzo, invece qualcun altro si lamenta che non è poi così valorizzato. Sai, è sempre complicatissimo esportare le proprie tradizioni. Io credo che il lavoro che l'istituzione, l'amministrazione comunale negli ultimi anni ha iniziato a intraprendere, grazie anche a voi, ai media, ai siti web, a tutto quello che la città sta facendo per il Saracino, credo che darà ragione a queste attività. Quindi tra poco non basterà più questa tribuna, dovremmo inventarci qualcos'altro e soprattutto sarà l'occasione per tanti per visitare la nostra città. Non è semplice esportare un modello saracino nei confronti di altre culture che la vedono lontanissimo, un certo tipo di attrazione. Per quanto riguarda invece quello che si vede in piazza, moltissimi ragazzi che portano avanti una tradizione che affonda le radici nel tempo, nella storia della città. Sì, in piazza sia lungo la Lizza vedo tanti giovanissimi anche stasera che provano a sfidare il burattino e questo significa che avremmo campioni e poi le cronache dell'anno scorso ci raccontano di giovanissimi che hanno vinto il Saracino ma che qui hanno iniziato a fare le loro prove e a cimentarsi in questa straordinaria piazza e tanti sono anche ragazzi che dalla piazza assistono alla manifestazione. Io credo che sta diventando un punto di orgoglio, bisogna sempre calarla nella città, nelle attività che nella città vengono fatte. Se il Saracino si chiude sotto una campana di vetro credo che sarà sempre peggio per lui, insomma mi riferisco anche alle polemiche che sono state nei giorni scorsi rispetto alla convivenza con questa straordinaria manifestazione che è icastica. Io credo che bisogna convivere tutti perché a qualcuno gli piace il Saracino, a qualcuno gli piace l'arte, noi bisogna avere una... Oh, hanno spezzato la lancia, scusate ma è spezzata la lancia, un bel botto e lui è caduto.